Tra i matrimoni meglio riusciti della gastronomia italiana c'è quello ligure piemontese. Ecco alcune ricette con i possibili vini in abbinamento. Presentiamo il coniglio alla ligure, piatto tradizionale del nostro entroterra. Gli ingredienti sono cipolla, carota sedano, il coniglio appunto, i gusti della nostra macchia mediterranea, le olive taggiasche e i pinoli. Procediamo facendo un trito di cipolla, carota e sedano rosolato nell'olio. Andremo ad adagiarci il coniglio precedentemente lavato, bagneremo con un po' di vino bianco, verso fine cottura butteremo un trito di gusti appunto delle olive e dei pinoli precedentemente tostati. Cuoceremo all'incirca per un'ora e mezza. Con il coniglio e la ligure possiamo abbinare il Barolo, che è il re dei vini della nostra terra di Langa. Questo è un Barolo del 2019 che presenta un color granata e i sentori sono quelli di liquirizia e tabacco. Con il coniglio alla ligure si può anche scegliere di bere un Barolo riserva che deve stare 2 anni in più in affinamento rispetto ai 3 anni di Barolo classico per avere con il piatto un bicchiere più strutturato. Presentiamo i ravioli ripieni di arrosto di coniglio. Gli ingredienti sono pasta all'italiana, arrosto di coniglio appunto passato e tritato, del burro e dei gusti liguri, timo e maggiorana. Prepareremo la pasta con tuorlo d'uovo e farina, l'andremo a stendere. Ci metteremo dentro il nostro ripieno appunto di arrosto di coniglio disossato, condito con parmigiano reggiano e uova. Andremo a bollirli e infine li salteremo con del burro e dei gusti liguri, timo e maggiorana. Con i ravioli ripieni di arrosto di coniglio abbiniamo un Langhe Pinot Nero 2022, un vino rosso, giovane, fresco, vinificato solamente in acciaio, che presenta dei profumi fruttati e anche floreali di rosa rossa. È un vino che accompagna molto bene questo piatto. Con i ravioli ripieni di arrosto di coniglio possiamo anche abbinare il Grandeur, che è un Barbera d'Alba superiore, che fa un affinamento di 12 mesi in botti di rovere francese. È un vino che si presenta molto elegante, vellutato in bocca, ideale per questo abbinamento. Presentiamo il cremoso allo yogurt e frutti di bosco. Gli ingredienti sono gelatina in fogli, zucchero, yogurt, panna e appunto frutti di bosco. Procediamo con ammollare la gelatina in acqua ghiacciata, andremo a miscelare lo yogurt allo zucchero, ci scioglieremo la gelatina precedentemente bagnata, monteremo della panna fresca da pasticceria e andremo ad unire gli entrambi i composti. Una volta raffreddato in abbattitore a più 3, andremo a guarnire il nostro cremoso con del frutto di bosco e del crumble di biscotto. Con il cremoso ai frutti di bosco abbiniamo il Moscato d'Asti. È il vino che si abbina per eccellenza a tutti i dolci, un vino fruttatissimo con dei sentori agrumati di salvia e in bocca si presenta frizzante e molto piacevole. Con il cremoso ai frutti di bosco possiamo anche abbinare un Barolo Chinato, che è un vino aromatizzato fatto con una ricetta antica che è creata con un mix di erbe e di chine particolari e si abbina molto bene ai dolci.